nostri amici, non dobbiamo usare troppo però del telefono. Sì, è vero, è volevo ricordarlo, il velo tecnico. Ma sto pensando di essere fuori dal... No, ma vieni dentro, dentro. No, siamo col nostro caro Saius, grazie, che ci segue. Con testa di caso alla regia, che salutiamo, io rido, perché mi sembra di essere a volte in questo... Senti, ma dimmi una cosa. Andiamo a accompagnare gli amici. A questo ritmo arriviamo stasera, fino allo stand. Magari acceleriamo il passo, caro Saius. Lo ridevo, perché? Perché la passeggiata tra meridionali. Che ti fermi a vedere le vetrine. Il problema è che... E soprattutto, sai, quando si parla, poi ci si ferma, perché non si può dire camminare. No, però che sentiamo. Chissà cosa dice. E un'altra cosa importante è che dopo Saius fino al fiatone. Avevamo degli artisti, tra poco Saius ti faremo vedere dei ragazzi, dei disegnatori. Sì. Che vorremmo farvi vedere in diretta. E appunto, portare veramente. Chiaramente al nostro stand per poterli intervistare. Già invitati, già decantati, già... Ma io direi, perché vai pure avanti, fai una bella quadratura, sì, esatto. Noi ti seguiamo. Anzi, ma noi perché li dobbiamo portare al nostro stand, Luca? Sì. Sento un mugugnare, un borbottio. Perché li dobbiamo portare al nostro stand? Non mi ricordo. E non andiamo noi a loro. In questo momento non va la montagna. Le montagne vanno... Come vedete, qui ci sono stati i nostri amici del karate. Inquadra pure i ragazzi del karate. Che salutiamo. Addio. Addio. Comunque, non ti vado, comunque, complimenti per l'abbinamento dei colori. Complimenti per... Ricordiamo lui che fa la lap dance, la sì, molto bene. Il palo c'è. Esatto. E come vedete poi qua ci sono anche esibizioni un po'. Sento la pozzanga. Oppure ci sono anche i nostri amici che stanno facendo percussioni. Come si faceva da ragazzini con i bidoni rovesciati. Dimmi come arriva via. Claudio, lo senti vedendo muovere lo smitter, quella barra colorata che si muove continuamente. C'è Saius, secondo me. Noi oggi non allontaniamoci troppo. Vedete, abbiamo qui i prossimi ospiti. Che allora, caro Gian, tu non lo sai. Sono in esecuzione. Cosa andare? Scarpe. Ho i lacci sciolti. No. Allora, non ci toccare in quadratura. Se alzi un secondo. Valerio è stato nostro ospite anche l'anno scorso. Vediamo se riusciamo anche a portarlo nuovamente da noi. Metto vicino a lui, va bene. Prima però diamo la precedenza, che noi abbiamo ancora intervistato questi due ragazzi che sono lì. No, è l'accompagnatore, come dobbiamo dire? Ho capito, però è sempre un ragazzo, cioè non è che poi... Ok, la ragazza è l'accompagnatore, ok, esatto. Va bene così? Non viene. Lunga vita all'accompagnatore. Anche perché deve stare a custodire allo stand. Ok, se no Valerio poi si rifà su, giusto? Esatto, sì, esatto, sì. Se infatti dicono che Valerio tutte queste cose le abbia fatte su ai mercatini. Esatto. No, quindi, ragazzi, noi adesso vi raccattiamo lei o te, lei immagino che lei è l'artista. Ci guardano, ci scriveranno. Ti odieranno. Detto ciò, caro Saic, andiamo. Vi portiamo di forza al nostro stand con Sonia Marchetti, la prossima nostra. Come fai a sapere il suo nome? Io sono bravo, sono molto bravo, sono molto bravo io. Sono preparato, studio le cose a casa. E a caso. Soprattutto, perché non è testa. Allora, sì. Allora, tra poco Sonia ci raggiungerà, però vi volevo dire, amici, venite con me, perché intanto, e fate tempo che Sonia prepara anche i disegni che deve portare, volevo farvi vedere che sì, ci sono delle signore in costume, alle quali possiamo disturbare lor gentili dame und damicellen che sono qui con noi. Noi siamo di Radio Science, io sono Gianluca, e abbiamo il nostro spazio dove diamo spazio veramente a tutti, anche con una chiacchierata, un'intervista. Vi invitiamo se volete venire anche voi, ma siamo in diretta in questo momento su www.radioscience.it. Ecco, quindi se volete anche avvisare i vostri amici che tra poco andrete in diretta, così se vogliono fare. Voi chi siete? Che fate e dove andate? Se volete, Radio Denari.
Chi sei? Dove vai? Vai. Dove vai? Siete un gruppo di... Siamo un gruppo di rievocazioni storiche, immagino. Sì, di rievocazioni storiche. E poi ci usiamo, diciamo, queste ceramiche che vengono prodotte qui a Mantova, un negozio vicino alla rotonda di San Lorenzo. E niente, ci sono degli eventi che accompagnati da queste rievocazioni. E basta guardare su Facebook la Corte dei Gonzaga e mettere mi piace. Soprattutto questo, insomma, mi interessava. E poi vi arrivano tutte le informazioni. Ok. Allora, se volete venirci a raccontare qualcosa in più anche tra poco, dopo, quando volete, noi siamo all'inizio qui di questo percorso e magari vi aspettiamo. www.radiosaiuz.it, potete già avvisare che ci vengano anche a trovare e siete in diretta video e audio, radio e TV. Quindi vi aspettiamo quando volete, tra poco. Intanto andiamo avanti con Sonia Marchetti, Con Sonia Marchetti andiamo avanti, dicevo. Potremmo proprio in qua. Sì, voi andate che io intanto mentre voi prendete spunto. No, okay. Tagliamo anche. Nel senso che ora, cari amici, Luca sta accompagnando i nostri amici, i prossimi ospiti. Salutiamo Luca! Ciao Luca! Da lontano sta accompagnando i nostri amici allo spazio, allo stand che abbiamo a disposizione. E tra pochi minuti ritorneremo sempre in diretta, guardate, poi anzi ne approfitto che c'è Saius qui con me, anzi sono solo, così vi intrattengo, perché poi devono fare esatto, vi intrattengo così tanto che Luca in questi pochi minuti quando raggiunge e il nostro testa di caso che salutiamo, ringraziamo della regia. Prepara il tutto, vedete un po' la giornata dell'idea è questo spazio nella zona Zanzara di Mantova dove veramente gli artisti possono esibire le proprie diciamo creazioni e quindi noi siamo in mezzo a loro e naturalmente li invitiamo a venire con noi, ma adesso io vi saluto, vi do appuntamento a 5 minuti massimo con la diretta sempre qui dalla giornata delle idee di Mantova 2018, oggi domenica 16 settembre dalle 2:30, 3:30 quando siamo andati in onda fino al calare della sera, cioè o meglio del sole più che della sera. Vi aspettiamo, io vedo sempre grande movimento, quindi caro Saius, cominciamo ad andare verso lo stand e quindi a tra poco con Sonia Marchetti e i suoi disegni. Ciao!